Questa volta non è una parrucca, sono i miei capelli. Non so se mi seguite su Instagram, ma l'ho messo sulle storie. Sono andata al parrucchiere e volevo fare un taglio un po' più corto in realtà, con dello chatouche sotto. Poi alla fine il parrucchiere mi ha detto: guarda, lasciali un po' più lunghi, leggermente più lunghi, e ci facciamo un colore un po' più da sopra, in modo tale che appena si allungano ti ritrovi appunto con lo chatouche. Ho accontentato lui, cioè non mi sono accontentata io, ho accontentato lui, come al solito dal parrucchiere si accontenta sempre lui e non noi, però alla fine, devo dire la verità, il risultato non è male. Voi che ne pensate? Fatemi sapere come sto, perché non lo so, mi ci vedo o non mi ci vedo ancora. So che mi dà un po' più di luce, però non lo so, fatemi sapere voi. Torniamo a noi. Oggi nuovo video, voglio parlarvi dei solari con 1 inci che potete trovare sia al supermercato che su internet. Dato che ci avviciniamo all'estate, voglio dirvi tutti quelli che sono reperibili appunto e che hanno un inci buono, accettabile o comunque si possono utilizzare sulla pelle. Allora, voglio iniziare subito da Tigotà. Il primo solare di cui voglio parlarvi, che è bio e lo potete trovare da Tigotà, ma non solo Tigotà, per esprimere diciamo un punto generale, è questo solare che si chiama Face Mond. Allora, vi lascio il link sicuramente giù nell'info box, perché sul loro sito potete trovare tutti i punti vendita in cui rivendono questa marca. È un cosmetico biologico, ha tantissimi prodotti della linea solare, creme solari che vanno da una protezione 15 a una protezione 50, ma non solo, anche gel abbronzanti, dopo sole, sono tutti bio certificati, non costano molto e quindi secondo me sono molto molto validi. Dico che si trovano da Tigotà, sul sito di Tigotà ci sono, però li potete trovare anche in varie erboristerie, quindi se andate sul loro sito sicuramente trovate il punto più vicino a casa vostra. E altra alternativa, sempre che riuscite a trovare alla Coop questa volta, sono i solari di Bionova. Ho sentito parlare abbastanza bene di questi solari, l'unica pecca diciamo è il packaging, che è un po' scomodo perché è una bottiglietta proprio che voi dovete aprire, qui. Vabbè, ma a parte questo, comunque il solare sembra essere molto molto valido e non fa molta scia bianca, nonostante il fatto che abbia solamente filtri fisici all'interno, quindi sembra un ottimo solare ed ha anche un buon prezzo. Altro solare che potete trovare in vari supermercati, quindi non solo in un supermercato, sono i solari della Omnia. Sicuramente ne avrete sentito parlare, sono molto validi, anche questi hanno filtri fisici all'interno, quindi completamente naturale. Li potete trovare un po' ovunque davvero, forse li riuscite a trovare anche da Tigotà, da Acquasapone, alla Coop, alla Conad, da Esselunga, ovunque davvero, dappertutto. Hanno un buon prezzo e anche questi sono abbastanza validi. Un altro che sembra essere meno reperibile degli altri è della marca Mil Mil, Delis Bio, ha filtri fisici e ve lo sconsiglio nel caso in cui lo riuscite a trovare o comunque lo troviate, ve lo sconsiglio perché non si assorbe facilmente, non si assorbe quasi per niente, è pastoso, quindi evitate, anche se è un prodotto naturale io ve lo sconsiglio. Altri prodottini validi dei solari, linea solare, sono quelli della Geomar Bio. Se li riuscite a trovare, ragazzi, prendeteli perché sono davvero ottimi. Io non riesco a trovare i prodotti della Geomar Bio qui dove sono io, specialmente i solari, ma se li trovate comprateli perché sono davvero fantastici, quindi questi vanno proprio al top. Se li avete provati fatemi sapere come vi ci siete trovati qua sotto giù nei commenti. Poi ci sono i solari della Delidea, anche questi prodotti qui li potete trovare un po' ovunque, in particolar modo da Acquasapone, da Tigotà, li potete trovare alla Coop. E dove più non lo so, forse su internet del Coverd dovreste provare a vedere, ma mi sembra che anche Coverd li abbia. Un altro solare che però, attenzione, potete trovare o non trovare, è il solare della Lovea, che è una marca che potete trovare per esempio all'OVS. Non so se lo rivendono ancora,
Io di questa marca presi uno shampoo tanto tanto tempo fa, con la quale mi trovai benissimo, era formulato bene. Mentre i solari fanno parte della linea bio, quindi se li trovate sono anche quelli veramente molto molto buoni. Sempre da OVS potete trovare anche i solari della Phytorelax. Sono usciti, se non mi sbaglio, l'anno scorso, 2 anni fa come novità. Sono i solari all'olio d'argan, quelli davvero ragazzi sono la fine del mondo. Si assorbono facilmente, sono molto liquidi come consistenza, non sono corposi, non sono quei solari che comunque fate fatica a stendere e fascia bianca, anzi. Ma questo è perché questi solari hanno sia filtri fisici che filtri chimici. Ma nonostante questo sono formulati molto molto bene, quindi a mio parere ve li consiglio. Poi possiamo trovare i solari di Antilles, anche questi li trovate al supermercato, in vari supermercati. Poi potete trovare anche i solari della Saponaria, non so se li potete trovare nei supermercati, sono un po' incerta su questo, però sicuramente sul loro sito li rivendono anche online, anche questi sono davvero ottimi come solari. Alchemilla ha tirato fuori dei solari molto molto interessanti, devo dire la verità, sono davvero ottimi, filtri fisici e chimici, ovviamente sono bio, quindi hanno un'ottima ottima formulazione. L'unica pecca di questi solari è che purtroppo se vi andate a bagnare, cioè se entrate in acqua, vanno via facilmente, quindi non sono resistenti all'acqua, dovete spesso riapplicare il prodotto. Però per esempio per me non è un problema riapplicare il prodotto, anzi mi sento anche più sicura a riapplicarlo più volte, quindi diciamo è una piccola pecca che si può superare. Quelli di Officina Natura lo potete trovare da Tigotà e non so se lo rivende qualche altro supermercato, ipermercato, fatemelo sapere qui se lo sapete. È una linea che mi intriga molto a mio parere, perché deve essere veramente molto molto buona. Solari hanno un prezzo davvero ottimo, cioè vanno dai 9 euro ai 18 euro massimo, e troviamo crema solare per il viso, protezione 15, protezione 50, creme solari corpo, dopodiché ci sono anche, vedi, c'è anche lo shampoo dopo sole, una cosa che veramente serve specialmente per me che sono andata a fare un colore chiaro d'estate, ecco, col mare adesso mi si scoloriranno tutti i capelli. Altro solare che vi consiglio di anno in anno, perché comunque uno dei miei preferiti in assoluto, è il solare della BioHearth. Il solare della BioHearth secondo me, a mio parere, è uno dei migliori solari in commercio, in quanto ha sia filtri fisici che chimici, ma una protezione pazzesca, non mi sono mai scottata con quei solari. Dovete fare attenzione specialmente sui bambini, quindi io vi straconsiglio questo solare, è uno di quelli che davvero non smentiscono mai. Allora, poi l'ultimo di cui ne ho sentito parlare anche molto molto bene, però ha un prezzo un po' più elevato rispetto agli altri, sono i solari di Alga Maris. Sono dei solari ottimi per punto di vista dell'applicazione, si assorbono benissimo, durano tantissimo, hanno un'alta protezione soprattutto verso chi è molto chiaro, e l'unica piccola pecca, ma non è una pecca perché in realtà se il prodotto è così valido è normale che abbia questo prezzo, costano un pochettino di più rispetto agli altri, ma non esageratamente, perché comunque ci sono solari in commercio che fanno davvero cagare, cioè scusate la parola, fanno davvero schifo, e nonostante questo, cioè costano tipo 50 euro, 50, 40 euro, insomma una cosa che non si può, quindi comunque per 125 ml di prodotto non è un prezzo proprio malvagio. L'inci è veramente molto pulito, però si può acquistare sicuramente online. Sicuramente online, uno di quei prodotti che non credo che riuscirete a trovare facilmente nei supermercati, negli ipermercati. Comunque se qualcuno di voi li ha visti mi facesse sapere qui sotto, così magari vado a dare un'occhiata. Allora ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se avete qualche altro solare da suggerirmi che magari non ho elencato qui sotto. Non so se nei supermercati arriverà qualche nuovo solare, non ne ho idea perché ne sto vedendo davvero pochi, o comunque sto vedendo sempre gli stessi, tipo alla Lidl
Ci sono, ma non sono buoni, quindi ve lo dico subito. All'Eurospin c'erano dei solari con una buona formulazione che si chiamavano, un attimo solo, si chiamavano, erano quelli della NIR, però non so se quest'anno li hanno riformulati, non ne sono sicura perché non ci vado da un po' all'Eurospin, quindi non vi voglio dire una cavolata. Questi sono quelli che mi sono sentita di consigliarvi, perché comunque alcuni di questi li ho utilizzati, quindi mi sentivo proprio di darvi qualche consiglio anche in merito all'utilizzo. Comunque, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, mi raccomando. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!